Se possedete Red Dead Redemption 2 e giocate a Red Dead Online su console PS4, potrete tranquillamente contattarmi su uno dei miei social per richiedere la mia richiesta di amicizia sul PSN e poter giocare insieme a Red Dead Online. Inoltre, se volete, potrete anche supportarmi come creatore nel negozio oggetti su Fortnite scrivendo il mio ID Epic Games, OrcuVerdeGamer12, scritto anche nella descrizione. Supportandomi come creatore e avendo l'amicizia su Epic Games, avrete anche l'opportunità di giocare con me su Fortnite. Per maggiori informazioni vi invito ad andare a guardare il video nella descrizione che si intitola Epic Games estende in modo permanente l'evento supporta un creatore. Ciao a tutti ragazzi, sono OrcuVerde. In questo video vi mostrerò un nuovissimo solo Super Money Glitch per diventare ricchi su GTA 5 Online, che sarebbe l'after patch del Money Drop che ho caricato qualche giorno fa sul canale. Prima di iniziare vi invito tutti quanti a condividere il video, poi a lasciare un bel pollicione su bomba e seguirmi sui social, pagina Facebook, Instagram e canale Telegram. E se volete entrate anche nel gruppo Telegram per parlare insieme, trovate tutti i link nella descrizione. E iniziamo subito! Questo Money Glitch / Money Drop è funzionante su console PS4 e Xbox One, su PC non funziona. E prima di spiegarvi i requisiti e i passaggi di questo Money Glitch, volevo avvisarvi che appena questo Money Glitch non funzionerà più, scriverò subito patchato nel titolo del video per avvisarvi. Per eseguire questo Money Glitch dovrete possedere un qualsiasi garage con un qualsiasi veicolo parcheggiato al suo interno, poi dovrete possedere 1000 dollari e poi dovrete aver raggiunto il rango 45. Se sarete di rango inferiore al 45 non potrete eseguire questo Money Glitch. Ciò che dovrete fare per eseguire l'after patch di questo Super Money Glitch: dovrete recarvi nel garage che state utilizzando per eseguire questo Money Glitch in una sessione pubblica. Mi raccomando ragazzi, per eseguire l'after patch di questo Money Glitch dovrete per forza recarvi in una sessione pubblica, in quanto in sessione privata non funzionerà più. Poi dovrete aprire il menu interazione e abilitare la modalità passiva. Poi dovrete salire su un qualsiasi veicolo parcheggiato nel garage, nel mio caso su questa moto. A questo punto dovrete aprire il telefono, poi andare su contatti, chiamare Lester e quando Lester vi avrà risposto dovrete selezionare, senza però confermare, l'opzione individua un aereo e a questo punto dovrete premere contemporaneamente i tasti R2 e X su PS4 mentre RT e A su Xbox One, e dal momento in cui li avrete premuti contemporaneamente dovrete tenerli premuti entrambi per 2 secondi e poi mollarli. Facendo questo spawnerete fuori dal proprio garage e se tutto starà funzionando correttamente, sopra la minimappa in basso a sinistra ci sarà la scritta "ha individuato un aereo senza scomparire". A questo punto dovrete recarvi in questo punto preciso all'aeroporto. Quando vi sarete recati qua dovrete entrare all'aeroporto in questo punto saltando su questa rampa, dopodiché dovrete entrare all'interno di questo hangar. E quando sarete entrati in questo hangar il gioco vi darà 4000 dollari e poi inizierà a darvi 1000 dollari ogni 2 secondi all'infinito, oppure come è successo in questo caso a me, il gioco inizierà a darvi direttamente i 1000 dollari ogni 2 secondi all'infinito senza darvi i 4000 dollari. È molto importante, non dovrete uscire da questo hangar, dovrete rimanere al suo interno e a questo punto potrete stare AFK per continuare a ricevere 1000 dollari ogni 2 secondi all'infinito, dovendo tenere spostata la levetta analogico sinistro del proprio controller in qualche modo per non essere cacciati dalla sessione per inattività, facendovi così davvero un sacco di soldi diventando ricchi su GTA 5 Online. Importantissimo ragazzi, quando volete smettere di eseguire questo Money Glitch, per salvare tutti i soldi guadagnati dopo aver smesso di eseguire i Money Glitch, non dovrete subito chiudere il gioco oppure cambiare sessione, è molto importante, ma prima dovrete uscire dall'aeroporto e vedere che il gioco non vi darà più 1000 dollari ogni 2 secondi
secondi, altrimenti chiudendo subito l'applicazione oppure cambiando sessione rischierete che i soldi guadagnati attraverso questo money glitch non ne verranno salvati. E niente ragazzi, come ho detto prima, appena questo money glitch non funzionerà più, scriverò subito patchato nel titolo del video per avvisarvi. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, poi seguitemi sui social, trovate tutti i link dei miei social nella descrizione, e da Orco Verde tutto, ci vediamo un prossimo video, bella! Now.